0-1. Non voltare la testa, Giada. Ma vogliamo la battuta? Battuta è libera. Okay. 0-2. Non sei vicina. Chiami vicina e non sei vicina. Perché devi chiamare palla aperta e stare aperta. 1-2. Invasione di macchioni, 1-3. Oh, ragazze, ma porca puttana, che cazzo di chiamata è muro? La volete smettere? Tra muro e c'è il muro, non vi sopporto. È linea o diagonale la chiamata, non ce ne sono altre. Muro. 1-4. Cinque. Stendi il braccio, Ziri, e passa sopra, cazzo. Out, out. 1-6. Giusto, devono forzare la battuta. 1-7. Molto bene. 1-7. Così va bene. Devi muovere il culo sul centro del campo, visto che ti mirano lì. 1-9, Paola, devi piegare le cazzo di gambe! Porca puttana! 1-10, senza muro, non si è neanche posizionata a muro. Sì. Faceva una nocca corta, era punto. Non le far fare sforzi inutili. 1-10. Sì, fate cacare. 1-11. Vedi, ti chiama bene, tu fai lì, tu para senza fatica e punto sempre. 1-11. 1-12. Tieni i commenti per te. 2-13. Zini, allora devi imparare a variare la cazzo di chiamata, ok? Vicina non è la chiamata che risolve tutto, è quella che complica tutto. Tu devi chiamare aperta e difendi dietro. Esatto, avevi fatto punto. Già da, ce la facciamo a girare il polso. Cioè ci arriva male a capire dov'è che tiri senza muro, che è la peggior giocatrice di difesa che abbiamo qua dentro. È eccessivo così. Cioè, salta e gira il cazzo di polso. Se è così sopra la rete lo puoi fare, no? Se girate tiri dritto, ok? Ci arriva un'handicappata, ci arriva. Non va bene. 2-13. 2-13. Questo mi piace. E niente, tira dritto. A lei piace così. 2-14. Ma no, si è visto che ci ho provato, da dritta per un angolo dritto proprio. Ci mettiamo un righello.
2-15. Umiliazione completa, cambio coppia. Bellissimo. 0-1. Pari, bellissimo muro, finalmente. Non si riceve mai così. La segui con i piedi, l'aspetti in basso. Così no. 2-1. Bellissima palla. Hai difeso lì a sinistra, chiama aperto, ti apri il campo e tiri fortissimo. Sembra di vedere il mini volley, sembra di vedere. Ilaria, la scelta era giusta ma completamente in ritardo. 5-2. Francesca, continui a essere in movimento. Ma chi cazzo mi ha detto di fare chiamare col muro? No, lo fa anche Ilaria, porco Dio! E invece ho preso anche col muro. 5-3. Veloce il polso! E fai giù. 6-3. Salta alto, polso a fondo, campo ed è punto, invece di sbucciare la palla per stare piedi a terra. 6-3. Era buona. Bellissima palla. Vai, Cino. Para. 6-4. Bellissima azione questa però. Già da, sbaglia, ricezione, vai a rete. Tanto lo scopo non è metterti la palla a filo rete perché sei più alta delle altre ragazze. Tu con la palla staccata non ci fai un cazzo. Quindi tu vuoi giocare la palla che sta di là nel campo e mettere il braccio così e bloccargli la testa. Brava. 6-5. 6 pari. Sta in piedi Eleonora, su, sta basso e muovi il piede. 7-6, il piede mai nel ginocchio, più anziano. Di muro para. Invasione di Marzoni, 8-6. Ti ho saltato male. Devi saltare vicino a rete, perché tu vai sopra la rete. Non devi saltare in tutto e mettere molto il pallone. Ce l'hai? Vai a rete!
su. Salto di muro in anticipo. Però lei ha finito benissimo. Non l'ha fatta apposta, ma l'ha molto bene. Del campo. Dai Francesca. 11-8. Oh, Eleonora, sta cosa qui del bugger di prima. Mi stai facendo impazzire, ti giuro. Cioè, è 3 su 3 che non fai un punto mai con il bug di prima. Ok, puoi giocare, chiami palla aperta e attacchi bene come hai fatto fino a questo istante? Visto che di bug di prima non ne hai ancora dato uno in terra. E ti attacchi un sacco. Cambia giusto un po' fare punto così fare i bugger facili da fuori. Cazzo! 11-9! No! 11-10! Non fare arco dorsale, i lati neanche più staccato, tanto adesso devi allargare e rimane verso l'asta e va sempre bene.